Bentornati sul canale. Finalmente il primo video del nuovo laboratorio. Come vedete, sono in fase di ultimazione, devo veramente sistemare le ultime cose, sto aspettando i macchinari. In merito a questi volevo raccontarvi un po' la mia esperienza. Inizialmente avevo pensato di prendere tre macchinari distinti, quindi una sega nastro, una pialla filo spessore e una sega 2P. Quindi una bella squadratrice con una 2P incorporata. Nello specifico volevo prendere una FS30C della SCM, quindi una pialla filo spessore con un bel piano da 30, prendere una ST3C, che è una squadratrice 2P con un carro piuttosto ampio, e la sega nastro, che nello specifico è una S45N, sempre della SCM. Mi sono poi reso conto, facendo un attimo i calcoli dello spazio che questi macchinari avrebbero utilizzato, che in realtà, dato che la squadratrice richiede un ampio spazio intorno, mi sarebbe stato impossibile trovare spazio, ad esempio, per mettere dei cavalletti dove appoggiare dei pezzi in lavorazione. Quindi ho optato per una soluzione, diciamo, intermedia, di tutto rispetto, devo dire, e quindi prenderò sempre una sega nastro, ma ho deciso di sostituire la pialla filo spessore e la squadratrice 2P con una combinata universale, la CU300 Classic. Come vedete abbiamo cercato di dare una sistemata, ho messo il bancone, quello sarà il bancone degli elettropezzi, io ho un po' sistemato un po' di attrezzi, non so se si vede qua, dopo la combinata ho deciso di sistemare l'angolo del banco fresa. Un piccolo accenno a amico Sergio, desidero ringraziarlo pubblicamente per la sua disponibilità, ci conosciamo oramai da 2 anni, è una persona splendida con cui mi sono trovato sempre bene, sia con lui che con il suo braccio destro Gianni, che è colui che effettua le consegne, e soprattutto mi è venuto davvero incontro nel potermi fornire i macchinari in breve tempo. Per quel che riguarda la parte dei lavori manuali, adesso ci andiamo. Bene, siamo qui nella parte dei lavori manuali, anche qua ho cominciato a sistemare un po' di cose, ma un intervento necessario da fare, e sostanzialmente sarà l'oggetto di questo video, è creare degli sportelli per questa parte aperta, sostituire gli sportelli di questa parte sottostante perché sono in truciolare, e poi dovrò ricoprire il bancone. Utilizzerò del listellare nobilitato rovere da 18 mm sia per gli sportelli che per il bancone, dato che comunque il bancone non sarà un bancone da lavoro, sarà un semplice bancone da appoggio dove sistemerò vari caricabatterie, poggerò strumenti. Durante il video vedremo come realizzare gli sportelli, come bordarli a mano e soprattutto come utilizzare una dima particolare della Blum, che la Blum mette a disposizione e che serve per creare appunto gli scodellini, gli alloggiamenti per gli scodellini delle cerniere. Dopodiché vedremo come sostituire il bancone, come ricoprirlo, e i tagli principali li andrò a fare a Bagnolo perché i pannelli che mi sono arrivati sono da 313x185, di certo non posso squadrarli e tagliarli con la mia piccola combinata, ma li taglierò lì e poi li porterò a misura definitiva qua e vedremo come bordarli e come completare tutto il lavoro. Veniamo adesso al premio per appunto festeggiare i 1000 iscritti. Avevo accennato brevemente sui social come partecipare, ma adesso lo ripeto. A fine video dovrete commentare il video perché il fortunato vincitore verrà estratto tra tutti coloro che hanno commentato. Vi chiedo come sempre di condividerlo e come sempre non starò a controllare chi condivide, mi affido alla vostra buona fede. Io non voglio fare il gendarme, faccio il falegname e spero che siate sufficientemente corretti da condividere se volete partecipare all'estrazione. Il premio qual è? Ho deciso di regalare un set di seghe giapponesi marchiate Dictum, quindi devo dire un ottimo prodotto. Si tratta di queste due seghe di dimensioni ridotte, quindi sono anche portatili. Si tratta di una Dosuki Superfine per tagli traverso vena e di una Ryoba sia per tagli traverso vena che tagli lungo vena. Hanno un ottimo manico in gomma, tra l'altro la lama è intercambiabile, c'è questa piccola rotellina qui sul manico che svitandola permette di sostituire la lama, vengono fornite con la custodia per la lama e ve le spedirò direttamente a casa con la loro custodia in cotone.
Tra l'altro la custodia presenta 4 alloggiamenti, non solo 2, quindi potrete anche riporre scalpelli o qualunque altro attrezzo, o ad esempio delle lame di ricambio. Il video verrà pubblicato questa domenica, oggi è giovedì, non mi ricordo che giorno è di giovedì, oggi è giovedì 17 gennaio, quindi questa domenica pubblicherò il video, lascerò una settimana di tempo per commentare il video e la domenica successiva provvederemo all'estrazione in diretta tramite software, vedremo il fortunato vincitore, l'estratto, tra tutti coloro che hanno commentato. Un altro piccolo accenno sui lavori che stiamo eseguendo. Probabilmente avete sentito in sottofondo, ma magari adesso reinizierà, ci sono degli amici che mi stanno dando una mano con la smerigliatrice angolare per grattare e pulire tutte le giunzioni e tutte le saldature che abbiamo dovuto eseguire per ripristinare la serra. È stato un lavoro abbastanza grande, mastodontico devo dire, perché abbiamo dovuto sostituire dei pezzi, saldarne degli altri, mettere delle traverse per irrobustire l'intera struttura, ma soprattutto la cosa che mi ha spaventato è che abbiamo fatto il calcolo dei vetri che dovremmo utilizzare. Saranno ben 700 vetri da 25x30. A questo punto ho deciso che chiamo un vetraio e faremo sostituire i vetri dal vetraio per due ovvie ragioni. La prima è che non ho nessuna voglia di tagliare 700 vetri, è un'impresa titanica, non ne ho proprio voglia e soprattutto non ho il tempo per farlo. Ma poi, dato che la struttura è tonda, questi vetri andranno montati a sormonto e quindi c'è bisogno proprio di un lavoro di un professionista, onde evitare che poi in fase di verniciatura, magari durante una giornata piovosa, mi cadano tutte le gocce sui pezzi. Dopodiché dovrò rifare il pavimento, tutto il selciato, perché dovrò grattare, scendere di una ventina di centimetri e posizionare tutte pietre, perché ho deciso che farò tutto il piano in pietra. Bene amici, sono appena tornato dall'altro capannone dove ho smacchinato i pannelli, li ho portati a misura grezza e ho smontato i vecchi pannelli che utilizzerò, sono questi, che utilizzerò come dima per ricrearmi i pannelli nuovi. Sono andato a comprarmi il bordino che non è precollato, è un bordino in massello di rovere, spesso 1 mm, alto 20, e sono andato a prendermi anche la dima di cui parlavo, questa bellissima dima della Blum, si chiama Eco Drill. Per quanto riguarda la dima della Blum, la vediamo un pochino più nel dettaglio, si chiama Eco Drill, presenta 3 pistoni a molla che comandano relative 3 frese sotto, vengono azionati tramite l'uso di un perno esagonale che viene inserito qui dentro e viene comandato con il trapano. Sotto, come vedete, presenta appunto 3 frese, la più grande da 35 mm che serve a creare l'alloggio per gli scodellini e le 2 più piccole che servono a creare gli alloggiamenti nel caso in cui si avesse una cerniera non tipo questa che invece presenta le viti, ma la clip top della Blum che ha degli alloggiamenti in gomma che si allargano e quindi va a creare le altre 2 scanalature. Dopodiché ha la possibilità di regolare l'altezza del pannello tramite queste guide scorrevoli che vengono comandate da questi 2 pomelli e soprattutto ha la possibilità tramite queste regolazioni arancioni si svitano questi pernetti che le tengono e ruotando si può impostare la distanza dal bordo per l'alloggiamento dello scodellino. Dopodiché, una volta inserito il pannello all'interno di questo alloggiamento, si chiudono e rimane fermo, perfettamente alloggiata. Dunque, adesso andrò alla combinata, porterò a misura i vari pannelli e poi provvederò a bordarli. Abbiamo portato a misura i pannelli, adesso mi prenderò le misure degli altri 4 che devo fare sopra e poi iniziamo a bordare.
Ho utilizzato sia in un senso che nell'altro la lama per tagli controvena. Questo perché? Perché essendo pannelli in cristallare di rovere nobilitato è facile scheggiare. Dato che questa combinata non presenta l'incisore, ho deciso di utilizzare la medesima lama, quindi una lama con 80 denti, perché mi assicura, portata alla corretta altezza, quindi che sborda leggermente più di mezzo centimetro dal pannello, mi assicura una mancanza di scheggiatura sia sopra che sotto il pannello. Adesso vi faccio vedere. Come vedete, il pannello non presenta scheggiature né da questo lato né dall'altro. Se io avessi tagliato nel senso della vena con la lama a 40 denti per il taglio lungovena, sicuramente avrebbe scheggiato. Invece con la lama a 80 denti fa un pochino più fatica lungovena, ma sicuramente non scheggia. Dunque, i pannelli li abbiamo tagliati, ho portato a misura sia i pannelli superiori che i pannelli inferiori. Adesso non mi resta di far altro che segnare dove vanno gli scodellini delle cerniere e quindi iniziare ad utilizzare la dima che vi ho detto prima e soprattutto bordare tutti e quattro i lati. Dunque, ovviamente, prima di procedere è necessario fare una prova su un pezzo di scarto. Questo è il foro che lascia, un foro, devo dire, estremamente preciso. Adesso andiamo a controllare che sia perfetto, non mi ha forato dall'altra parte, la cerniera monta perfettamente e quindi è corretta l'impostazione che avevo dato alla dima. A questo punto mi occupo di levigare i pannelli che serviranno a ricoprire la parte del bancone. Dopodiché adesso lo porto a misura per la larghezza del piano. Ovviamente lo dividerò in due, ci sarà una piccola giunta al centro, non l'ho potuto fare lungo, 2,70, ma ci sarà una giunta che sparirà perché tagliato perfetto la giunta non si dovrebbe vedere. Bene, adesso che abbiamo effettuato i fori con la dima per alloggiare le cerniere a scodellino, che sostanzialmente andranno in questo senso, così, mi posso occupare di bordare. Questo è il bordino precollato che ho preso, ho messo due fascette per evitare che si svolga completamente e adesso posso andare a bordare. Le ho tagliate a misura lasciando 3-4 mm per lato, metterò della colla e poi andiamo a inserirle. Dunque, levigati i pannelli, possiamo procedere a montare le cerniere a scodellino. Adesso che i pannelli sono stati rifiniti, ho montato le cerniere a scodellino e possiamo iniziare a montarli. Utilizzerò questa guida della Blum che serve semplicemente a dare la distanza
del bordo del pannello dove ci sono le cerniere dal bordo. Praticamente questo spessore si va ad inserire qua come fosse una squadra e dà innanzitutto la direzionalità a 90 gradi e dà il giusto spessore. Beh, i primi due sportelli sono fatti. Adesso monterò questi qua, gli altri due, e poi finiremo di montare quelli sotto. Ovviamente mancano dei pomelli, andrò a prenderli oggi pomeriggio, ma diciamo che sostanzialmente mi sembra che il lavoro sia venuto piuttosto bene, sono soddisfatto. Poi d'altronde non è la casa, non è una cucina, è un semplice laboratorio, però ci tenevo a che fossero un po' più rifiniti del normale trucciolare che c'era prima. Bene amici, dunque, la bordatura del piano davanti è venuta piuttosto bene, si è asciugata, l'ho rifilata e quindi portata a misura. Questo dovrebbe essere l'aspetto definitivo del mobile. Lascerò questa parte aperta perché potrebbe essere comoda per barattoli, conviti e varie altre minutaglie, comunque sarà dedicato alla ferramenta. Ho previsto anche una bordatura sopra per rifinire tutto il piano. Adesso non mi resta che avvitarlo e fissarlo alla struttura sotto in trucciolare. Dunque, il video è finito. Ah, tra l'altro ho montato anche gli sportelli sotto, avevo dei pomelli di recupero, li ho presi e li ho sistemati e quindi abbiamo anche tutti gli sportelli sotto. Mi piace perché ho alternato i giochi delle venature del rovere e ho deciso di utilizzare la parte posteriore del pannello di listellare che normalmente non si utilizza, ma aveva una fiammatura che devo dire non mi dispiaceva, e quindi per evitare di fare un motivo esattamente identico a questo, perché sostanzialmente derivano dallo stesso pannello, ho deciso di girarle, quindi abbiamo due fiammature diverse. Dovrò passare una finitura, un fondo e una finitura, probabilmente sarà, anzi certamente sarà un trasparente, probabilmente semilucido. Adesso devo vedere che cosa ho a disposizione, e questo è quanto. Il video è finito, io spero che sia stato di interesse per voi. Questo è il primo video con cui festeggiamo i 1000 iscritti e quindi vi faccio rivedere quello che sarà il premio che si aggiudicherà il fortunato vincitore, che verrà estratto domenica prossima. Quindi avete una settimana di tempo per commentare il video. Condividete il video se volete partecipare all'estrazione di questi premi, che sono due seghe, diciamo di dimensioni ridotte, due seghe piccoline della Dictum. Potete andare a controllarne le caratteristiche tecniche sul sito dictum.com, ve le faccio vedere più da vicino, hanno la custodia anche per la lama, sono davvero molto ben fatte, hanno un bellissimo manico antiscivolo, hanno anche una rotellina che permette di sostituire e sganciare la lama. Unitamente alle seghe vi spedirò a casa, sembra che sto vendendo le pentole come il baffo, vi spedirò a casa anche la custodia in cotone. Dunque, dicevo, avete una settimana di tempo per commentare il video, domenica prossima pubblicherò un video nel quale farò l'estrazione sempre in diretta. Io vi ringrazio ancora, noi ci vediamo domenica prossima per l'estrazione. Ripeto, commentate il video perché solo fra coloro che commentano potrò estrarre il vincitore. A domenica prossima, statemi bene, passate una buona giornata, grazie ancora a tutti.